Paolucci, tornate a chiedere al governo regionale la massima attenzione per l'area Vestina, l'area della Valfino. Chiediamo rapidità, risorse immediate e un progetto per tutta la regione Abruzzo di 300 milioni di euro. Noi proponiamo che una parte importante di queste risorse vadano ad essere trasferite ai luoghi più toccati dalla crisi, imprese e famiglie delle zone rosse che hanno dovuto purtroppo subire, rispetto alle conseguenze di questa pandemia, conseguenze economiche e sociali, ulteriori conseguenze. Non si può rimanere fermi, non si può essere così lenti come è avvenuto nel caso delle imprese, della cassa integrazione, del bonus famiglie, ma bisogna essere molto rapidi. Hanno le risorse per farlo, debbono avere la voglia di fare. Questa è un'aggiunta davvero lenta, ma così, con questa tempistica, non possiamo affrontare la crisi che abbiamo purtroppo di fronte per via delle conseguenze legate alla pandemia. Tutti i consiglieri regionali del centro-sinistra hanno presentato ieri questa risoluzione a vantaggio delle zone rosse regionali. Chiediamo che non si perda per queste zone l'ennesima occasione, perché riteniamo che si sia persa quella sanitaria, visto e considerato che i tamponi per tutti promessi dal Presidente Marsiglio non sono assolutamente arrivati. Chiediamo adesso che si aiutino le imprese, le famiglie, le partite IVA, gli imprenditori agricoli di queste zone a ripartire con un aiuto privilegiato rispetto agli altri comuni per quello che le zone rosse hanno naturalmente sofferto. Chiediamo anche che questa risoluzione sia armonizzata con il progetto di legge che verrà discusso in Regione, in Consiglio regionale, il 19 di maggio e con le misure eventualmente contenute nel decreto statale. È un impegno che come consiglieri del centro-sinistra portiamo avanti dopo aver interloquito assiduamente con tutti gli amministratori della Valfino, dell'area Vestina e di Caldari di Ortona. E quindi è un impegno condiviso con tutti loro per ripartire dalle piccole e medie imprese con la liquidità necessaria per poter ricominciare dopo il lockdown, naturalmente con gli imprenditori agricoli, con le partite IVA, con le famiglie. E assieme a questo chiediamo che si recuperino i tamponi in queste zone e si recuperino soprattutto i test serologici che aiutino a capire quanta parte di quella popolazione dell'area Vestina, della Valfino e di Caldari di Ortona sia stata in realtà toccata da questo virus.